Quasi un anno in trincea, il reparto di malattie infettive diretto dal primario, il dottor Alessandro Grimaldi, è oggi come allora ancora in prima linea, un reparto che è uno degli indici di mortalità dei pazienti più basso in Italia, frutto di un lavoro costante che spesso ha giocato d'anticipo contro il virus e con cure sempre più personalizzate. Di fatto, sia nella prima che nella seconda fase abbiamo cercato di intervenire precocemente sui pazienti affetti da Covid e anche di fare delle terapie personalizzate. Io credo che le due carte vincenti siano queste, soprattutto nei pazienti con morbidità. Non bisogna aspettare moltissimo nei pazienti che hanno altre patologie. Un cauto ottimismo oggi si respira, pur sapendo che è presto, troppo presto per cantare vittoria. Ad oggi sui posti letto disponibili ne sono occupati una decina, ma il primario conta di svuotare, si spera, a breve il reparto, perché alcuni pazienti sono in dimissione. L'effetto cene e cenoni di Natale e Capodanno, secondo Grimaldi, all'Aquila non c'è stato, segno di una maggiore responsabilità e consapevolezza. In questo momento abbiamo una decina di ricoverati, ma ne stiamo dimettendo alcuni, per cui contiamo, diciamo, di svuotare il reparto se l'andamento dovesse confermarsi positivo, nel senso che non abbiamo avuto l'ondata fino adesso post-natalizia. Quindi questo mi sembra un segnale molto positivo che è anche indice di un certo senso di responsabilità da parte della popolazione di questo territorio. Questo in qualche modo per noi si traduce, diciamo, in un effetto positivo, perché a distanza di 3 settimane dal Capodanno, lo possiamo dire, non stiamo vedendo un sovraccarico. Questo naturalmente ci autorizza un cauto ottimismo in relazione alle feste di Natale, ma non sappiamo poi quello che succederà nel prosieguo della stagione invernale. Quindi è ancora troppo presto per cantare vittoria, però i primi segnali, almeno in questo territorio, sono positivi. Oggi però c'è un alleato in più rispetto all'Ocureco, è il vaccino. La ASL sta proseguendo bene e speditamente la campagna vaccinale, con la speranza che l'approvvigionamento di dosi non cessi e che si possa arrivare a breve a vaccinare tutta la popolazione per arrestare la diffusione del virus. In Italia, anche in questa alza, stiamo andando bene, cioè nel senso che nessuno pensava all'inizio di poter iniziare le vaccinazioni, diciamola tutta, alla fine di dicembre. Invece ci siamo riusciti, stiamo andando molto velocemente nella vaccinazione del personale sanitario, pochi effetti collaterali da vaccino, quindi è una situazione tutto sommato ottimale. Il vero problema è avere i vaccini a disposizione. Quindi se si riuscirà a avere un numero considerevole di dosi, penso che potremo andare spediti sul territorio nazionale per arrivare, diciamo, in tempi ragionevoli a quell'effetto gregge che tutti si augurano.